alla Round Point Bajaga Bowala, prendi la prima uscita e prendi il Guelen Boucher M336. Quando imposti il navigatore la lingua è corretta. Che poi è una cosa allucinante, ho appena scoperto che si, cioè, ha tradotto Brianzon, Brianzoni. Brianzoni, ma non si può sentire. Ma quando, da quale si traducono i nomi e i posti delle città? Siamo entrati in autostrada e costa 70 centesimi. Ma non abbiamo fatto niente. Qua è comodissimo perché ci sono le scritte fuori dalla corsia che ti dicono i parcheggi liberi e ci sono questi LED sopra il parcheggio che ti indicano dove è il posto libero. Almeno uno da lontano sa dove trovare il parcheggio. I ruoli si sono invertiti. Siamo in un altro centro commerciale perché ho insistito io. Stavolta abbiamo le prime 3 ore gratuite, ma non le spenderemo tutte e tre. Ma molte meno, si spera. Quelli sono i LED verdi e rossi. Il nostro è diventato rosso. E boh, è una corsa contro il tempo. Spariamoci qualcosa da... Ah, ecco, questo sta parcheggiando. Per adesso il LED sopra è rosso. E la corsa è verde. È diventato rosso perché si era messa sotto e quindi è subito l'ha conteggiato. A questo parcheggio il Cap 3000 è molto più moderno dell'altro. Cioè, guarda, ci sono l'autolavaggio all'interno del parcheggio. Beh, non passarci dentro, sennò ti lavano. Pensavo che andassi dentro. Autolavaggio interno al parcheggio. Un'altra cosa su cui ci siamo invertiti i ruoli. Lei è apparentemente senza borse. Io viaggio col borsone. E qua ci hanno perquisito prima di entrare. Ovviamente solo me. Avere la disponibilità lì di aprire lo zaino e guardare le tasche. Questo è l'interno del Cap 3000. Adesso Alessia andrà su tutte le furie quando scoprirà che hanno chiuso Starbucks. Starbucks! Eccolo! Cosa? Ora? Siamo, siamo da Starbucks. Tevana Frozen Ice Tea. Orange sanguigno. Vabbè, ora vediamo che scegliere e andiamo. Sì, roba d'oro. Non è caramel coffee. No, caramel basta. Ah, guarda, sono le 4:30, 35. Ci abbiamo messo neanche 15-20 minuti. Avevo ragione, ci abbiamo messo pochissimo. Starbucks l'abbiamo trovato subito. Per la soddisfazione di Alessia, voleva il Dragon Fruit, ma non ce l'avevano. L'aveva detto pure lei. Poi vabbè, lei sapeva ogni cosa come sempre, organizzata su quello che voleva, perché seguiva, sapeva, leggeva, si informava, i gusti e tutta roba. Io invece no, non sapevo niente, quindi lei ha chiesto Dragon Fruit, no, non c'era. Vanilla Ice Tea? Ice Vanilla, no. Latte. Ice Vanilla Latte c'era, ed è quella roba là che sa di caffè macchiato. Caffè latte. Caffè latte, vabbè. Caffè macchiato, caffè latte. La vaniglia l'ho assaggiata anch'io, non si sente. Invece il mio, dicevo, ho chiesto una roba con lo zenzero che sono andati a cercare sui manuali di Starbucks che ce l'avevano. Gingerbread latte. Cioè, ce l'ho messo il pane qua dentro. Ah, gingerbread tutto insieme. Ho fatto la carta fedeltà e fino adesso non sono mai riuscito a usarla. L'abbiamo fatta a Vienna, quella prima austriaca. Di prima di partire. Era l'ultimo giorno. A Zurigo pure. Cioè praticamente gli ultimi giorni. E ci siamo stati anche altre volte. Perché Starbucks non ce l'abbiamo mai, se no l'ultimo giorno. No, Starbucks non è una cosa. Vabbè, qualche cavolata l'abbiamo comprata ogni tanto. A Zurigo spesso ci siamo stati. A Zurigo ce l'aveva ogni, preso ogni incrocio. E poi una volta ho preso sempre un ice vanilla. E quindi niente, anche qua giustamente prima di andare via la carta fedeltà. Cioè adesso ne ho una praticamente per ogni stato in Europa. Non sono ancora riuscito a utilizzarlo perché una seconda volta che io torni con la carta nello stesso stato in uno Starbucks. Però poi già la terza volta che prendiamo. Se l'avessi fatta la prima volta. Sì, è un processo strano perché dicono che devi pagare con la carta, in realtà, cioè con la carta, quella fedeltà. In realtà tu paghi con la carta di credito, trasferiscono i soldi nella carta e usi la carta e raccogli i punti e poi ti mandano le mail con le promozioni, con i gusti del mese e tutto il resto. E adesso finalmente ci mettiamo in viaggio realmente. No, che figo, questo non l'avevo visto da nessuna parte. C'è pure un posto dove si mettono i caschi per non portarseli, cioè tu...
lasci il casco qua dentro, almeno non te lo porti con la moto, lui rimane là dentro e non te lo rubano. Questa è veramente un'innovazione. Ciao. Mi ha preparato il coso, non mi piace. Ah, mi ha preparato il coso, ma l'ho anche assaggiato, non mi piace. Fa così di zenzero. Ti piacerà sicuro. Buono. Sapevo. Però è il latte macchiato sempre. No, almeno macchiato il mio. Non si sente il caffè, si sente solo latte e zenzero a te. Caffè non si sente. Ma lo zenzero si sente veramente tanto. Però è vero, è gusto biscotto zenzero, non è zenzero. Sto uscendo dal parcheggio. Il LED è rosso. E adesso è diventato verde, il mio parcheggio è disponibile. Un'altra cosa, vabbè, adesso mi ricorda che la scorsa volta uscivamo a Bordomer, questa volta usciamo a Nizza Cannes. Però hanno pure i cartelli con le direzioni dentro il parcheggio, quindi tu esci di qua e sai che è il posto giusto. Vediamo se devo pagare. Olè, no, anche questa volta siamo stati entro i limiti e non si paga. Abbiamo cambiato itinerario in realtà due volte, nel senso che l'itinerario originale era quello da Saint Jean Le Pen andare verso Aix-en-Provence, prendere l'autostrada, passare da Briançon e poi Briançon Torino, provincia. Abbiamo iniziato questa strada, dopodiché però abbiamo deciso di andare verso Cuneo e quindi scavallare la montagna prima che arrivare a Brianzone, e quindi adesso abbiamo cominciato a salire in questa serie di tornanti stretti, sempre più in alto. La mia gioia, poi bisogna anche sottolineare che siamo a stomaco vuoto. Siamo a stomaco vuoto, beh, abbiamo mangiato. Abbiamo bevuto così, sono liquidi, il che non aiuta. Un sacco di zuccheri, potremmo stare per non so quanto tempo senza mangiare. Nella felicità di Alessio ho trovato un bagno molto pulito, senza sapone. C'è l'interferenza elettromagnetica. Quindi non si possono fare riprese? No, non si calibra lui. Appunto, quindi non lo faccio volare. Break the scene. One step deep as you fall to me. High clap, we skip a beat. Count one, two, three. And don't you stop the music. Get into it, won't you dance with me? Find a place and lose it. You can do it, won't you dance with me? Move your feet and feel it in the space between. You gotta give yourself a moment. Let your body be. Abbiamo fatto qualche ripresa col drone in questo paesaggio e adesso riprendiamo la strada verso Cuneo. Abbiamo appena superato un posto che si chiama Isola 2000, perché probabilmente era a 2000 metri di altitudine, e stiamo per arrivare a Col della Lombard, il punto in cui si passa tra una valle e un'altra, quindi dove poi giungeremo in Italia e da lì poi continueremo verso casa. Torino c'erano fra i 38 e 40 gradi, al mare probabilmente saranno stati altrettanti, però non si pativa il caldo come a casa nostra. No, forse era sui 26, sai, lì a Giovanni e Pente. Sì, al mare comunque si stava meglio, era più ventilato, vabbè, c'era l'acqua dove buttarsi. Quando qua invece più di 2100 metri ci sono 19 gradi. Qui si vede la seggiovia. Eravamo fuori a fare le riprese che siamo in cinema alla montagna, ma era stracolmo di zanzare. Queste cose qui sono miscugli, no, sono fuori. Sono tipo zanzare o mosche, non lo so. Il drone è fuori. No, è tipo una mosca, però sono fastidiosi. E adesso il drone come lo prendi? Lo sai, è vero che il drone lo lascerai lì? Mi sa che ho 8000 punture. Secondo te ce la fa? Penso di sì. Madonna, che rumore che ha fatto.
Il drone è appena atterrato di sopra, faccio in fretta a prenderlo. Eccolo, missione compiuta, sei tornato controlla, da noi. Controlla se ci sono insetti. Ma dai, com'è freddo! A che altezza sei fatto salire? Probabilmente sei arrivato a 70 metri, però siamo già a 2000. Ah, è fuori, eccolo, uno di quelli. Your name I'll never know as we get down in the road below.